Il dispiegamento di truppe attorno all'Ucraina è sempre più imponente. Vediamo la situazione con Monia Venturini. Londra e Washington richiamano gli osservatori dell'OSCE da Donetsk, l'autoproclamata Repubblica Popolare controllata dai separatisti filorussi. La missione inviata in Ucraina durante la guerra del 2014 per facilitare il colloquio tra le parti. In queste ore il Donbass è osservato speciale. Le immagini dei satelliti diffuse dagli americani mostrano spostamenti di truppe massicci dalle basi russe centinaia di chilometri verso sud fino al confine con l'Ucraina, che al momento è accerchiata. Le esercitazioni nel Mar Nero, viste dal porto di Odessa, sembrano un blocco navale. 30 navi partite da Sebastopoli e da Novorossiysk per difendere, dice il Cremlino, la costa della penisola di Crimea. A Kaliningrad, l'enclave russa sul Baltico tra Polonia e Lituania, Putin schiera le superarmi, una squadra di caccia ipersonici dotati di missili balistici dalla portata di 2000 km. Mentre in Bielorussia i battaglioni tattici si esibiscono nelle esercitazioni più imponenti dai tempi della Guerra Fredda, fino al confine dell'Ucraina, a soli 75 km da Kiev. L'esercito ucraino non può competere con la forza russa, nonostante il sostegno internazionale. Queste sono le esercitazioni a Kherson, sulla frontiera con la Crimea, perché è dall'invasione del 2014 che l'Ucraina deve prepararsi ogni giorno al peggio. Ecco, non solo soldati e armi.